Faceva male. Ecco qui ragazzi il mio Ikura. Ciao ciao. Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. In questo video faremo due cose veramente importanti e divertenti. Allora, nel primo andrò a meditare in una stanza zen, quindi dovrete vedere me praticamente immobile che cerco di concentrarmi, altrimenti mi meneranno, assicuro. Mentre nella seconda parte del video vi insegnerò a fare dei sushi buoni buonissimi con uno chef fantastico giapponese proprio di Fukuoka che mi ha insegnato a cucinare i sushi per voi. Quindi ragazzi, se volete imparare a fare i sushi, io vi consiglio di vedere questo video perché ci sono un sacco di consigli utili. Prima di iniziare col video mi raccomando lasciate un mi piace e commentate il video se volete altri video di viaggi. Ringrazio il governo giapponese per avermi dato la possibilità di essere in questa prefettura e sono davvero felice di avere l'opportunità di poterla condividere con tutti voi qui sul mio canale di YouTube. Fatemi sapere nei commenti se volete altri video di viaggi perché mi hanno chiesto di portarvi in un'altra prefettura, questa volta un pochino più al nord, e quindi se vi è piaciuta questa mia esperienza nel sud del Giappone spero vi piacerà anche questa esperienza verso il nord. Vi lascio qui in playlist tutti i video dei miei viaggi organizzati col governo, quindi se ve ne siete persi qualcuno mi raccomando andate a vederli qui, così potrete vedervi tutta la collezione di questi video belli bellissimi. Comunque bando alle ciance e iniziamo subito. Buongiorno dal cesso, ciao, come state? Allora, ecco qui il look di oggi, ditemi se vi piace. Oggi imparerò a fare il sushi qui a Fukuoka. Faremo anche delle meditazioni, quindi sarò tipo così e vediamo come andranno. Ok ragazzi, siete pronti? Adesso facciamo il check out. Hai, arigatosemo. Anche oggi piove, ma stranamente i capelli sono ancora di una forma decente. Yay! Guardate che carino questo bus con dei gattini. Stiamo per arrivare al tempio buddista di Fukuoka, bellissimo. Ragazzi, stiamo per entrare nel tempio. Ovviamente anche qui bisogna togliersi le scarpe, toglietele in modo più ordinato che potete. Adesso andiamo nella parte principale del tempio, nel Hondo. Qui tra poco faremo della meditazione. Oh mio Dio, ragazzi, guardate che spettacolo. È bellissimo. In un tempio è stata un'esperienza abbastanza unica. Devo dire che quando ti picchiava con quell'asta di legno faceva male, assicuro. Davvero meraviglioso poter visitare un tempio buddista dall'interno così e poter meditare con un monaco. È un'esperienza che assolutamente vi auguro di fare un giorno. Arigatosemashita. Adesso impariamo a fare il sushi. What's your name? I'm chef. Is your name is chef? Ragazzi, ecco qui il mio look sushi chef Seba. Prima cosa, dobbiamo lavarci le mani. Lavatele bene. E adesso siamo pronti per iniziare la preparation. The sea bream, the white one is sea bream. Ebi. Shrimp. Sawara. The Spanish mackerel. サーモン。あとは中トロですね。 The medium fatty tuna. This is the rice vinegar. はい、あとお砂糖、お塩。 And the sugar and the salt in it. はい、を溶かしてます。はい。で、レシピは? Adesso ci dà un po' le varie porzioni con i quali prepareremo i nostri pezzi di sushi. Ah,
prendiamo un po' di pesce. Guardate che bello, sono riuscito a farlo. Bene. Guardate che meraviglia che ha fatto Yuko, è stata bravissima. Adesso ci fa vedere come fare i macchi. Quello si usa praticamente quella specie di tappetino. Ok ragazzi, adesso facciamo un sushi. Usiamo le mani diverse perché io sapete che sono Hidarikiki, ovvero mancino. Prendete prima di tutto il pesce, lo mettete su questa mano, così. E poi con l'altra prendete il riso e dovete cercare di farlo un pochino così. Poi prendete con questo dito, con l'indice, prendete il wasabi e poi premendo gentilmente, poi lo girate così, mettete due dita qua e lo girate, eccolo qui, e poi lo rimettete qui. Se non vi bagnate bene le mani si attaccherà. Qua ho fatto un altro sushi. Oh, sugoi kireni dekitane. Che bello, brava Yuko, bravissima. Yeah, ho fatto il mio macchi, adesso andiamo a tagliarlo. Ok. Ragazzi, bagniamoci le mani innanzitutto. Prendiamo, io che sono mancino, prendo il pesce con questa mano, prendo un po' di riso e con l'altra adesso 15 grammi. Così, con questo dito prendo il wasabi, così, e lo spargo, spargo qui, poi un pochino così, e con questo dito faccio questo. Facciamo una specie di buco, così, col pollice, tenendo premuto. I'm feeling pretty good, actually. Ecco qua, il mio amaebi. Ecco qui ragazzi il mio ikura. Ta-da! Se siete destri dovete mettere il sushi da questo lato, che così quando lo prendete con le chopstick poi lo mangiate e la coda la potete togliere, perché la coda non si mangia. Arigato gozaimasu. Dai, adesso mi assaggio il sushi che mi sono preparato. Iniziamo dall'ikura. Buon appetito. Buonissimo. Vabbè ragazzi, dopo aver preparato questo sushi me ne vado in aeroporto, che torno a Tokyo. Questo progetto è stato bellissimo, sono contentissimo che mi hanno fatto partecipare. Che ne dite? Vi ispira il mio sushi? Bene ragazzi, finisce qui il nostro viaggio. Adesso me ne vado a casa, ciao Alan. E adesso si va in aeroporto. Vabbè ragazzi, è finita qui la mia vacanza a Kyushu. Devo dire che è stata una settimana pazzesca. Se vi siete persi qualche video di questa mia splendida Week in Kyushu, vi lascio la playlist qui in cui ho messo tutti i video. Devo dire che sono stato davvero onoratissimo di essere stato invitato dal governo per questo progetto, e devo dire che ce ne saranno anche altri, e grazie probabilmente a tutto il sostegno che voi mi avete dato con i vostri commenti e con le vostre visualizzazioni, perché davvero mi ha fatto molto molto piacere, sia a me sia al governo giapponese probabilmente, e leggere quanto vi sia piaciuto conoscere un Giappone un po' magari diverso. Il Giappone è un paese veramente grande, veramente vario, cioè siamo abituati sempre a pensare al Giappone e pensare magari a Kyoto o Tokyo, ma c'è veramente molto da scoprire, e spero che grazie a questi video che ho fatto in questa prefettura l'abbiate scoperto, perché davvero, cioè, io dico, Beppu mi ha lasciato senza parole. Camminare per le strade con tutti i vapori che uscivano da ogni dove, da tutte le terme, è stato veramente meraviglioso. Poi Hiroshima, diciamo che vabbè, è stato molto toccante. Hiroshima ha una storia che non va dimenticata, quindi è stato una giornata che mi ha arricchito molto e mi ha lasciato davvero molto dentro. Infatti quella notte io ho sognato Hiroshima e devo dire che è stato un sogno tutt'altro che felice. Però ragazzi, il Giappone è anche questo, il Giappone è anche vita, il Giappone è scontrarsi proprio con la storia di quel paese, con tutte le disgrazie che ci sono state, con tutte le belle cose che ha fatto, con tutte le cose meno belle magari che ha fatto, perché nessun paese è perfetto. Però devo dire che questo viaggio mi ha davvero arricchito molto, e spero di essere riuscito a trasmettere anche a voi questo amore che io ho per questo paese. Sapete, io non è che sono un cameraman professionista, quindi davvero cerco di fare quello che posso per riuscire a portare anche voi nei paesi che sto visitando, e riuscire a trasmettere anche a voi questa voglia che ho io di scoprire e di farvi scoprire questi paesi, perché credo che sia molto più importante quello che riesco a comunicarvi con questi video
rispetto magari a una ripresa perfetta. Comunque io, sapete, cerco sempre di migliorarmi. Non so se sapete i miei primi video, magari chi mi segue da più tempo, quanti erano movimentati, quindi spero che noterete i miei sforzi, perché davvero, cioè, aver avuto questa opportunità, ovviamente cerchi di fare il meglio possibile, perché non voglio deludere nessuno, soprattutto non voglio deludere tutti voi, perché davvero il fatto che mi seguite non sapete quanto significhi per me, perché l'idea di avere un canale così, comunque molto di nicchia, perché in italiano e sul Giappone, e il fatto che ci siete voi che guardate questi video con interesse, che vi fanno venire voglia di questo paese, veramente mi rende davvero soddisfatto. Lo dico sempre, non mi importa che diventiamo in 100.000, però voglio che siate quelli giusti, quelli che hanno voglia di scoprire questo paese e che guardate i miei video con questo amore e interesse che c'ho. Quindi non so che dire, un grazie davvero e spero che questi video vi siano piaciuti e un abbraccione da Seba. Per favore scrivetemi qui sotto qual è stato il momento di questa vacanza a Kyushu che vi ha lasciato più senza parole tra tutti. So che è molto difficile, neanche io non so qual è stato il mio momento preferito, però ditemelo voi. Un abbraccione e un mega ciao da Seba. Bene ragazzi, finisce così il video di oggi, noi ci vediamo alla prossima, ciao.